La sostituzione elettrofila aromatica avviene attraverso un meccanismo che prevede l'attacco di un elettrofilo al sistema aromatico, contemporanea perdita di aromaticità e sua successiva riconquista. Il primo stadio, più lento e determinante per la velocità, comporta l'attacco dell'elettrofilo all'anello benzenico con formazione di un intermedio carbocationico ciclico chiamato complesso sigma o intermedio di Wieland. Nel caso dell'alogenazione, il catalizzatore acido di Lewis, come AlCl3, interagisce con l'alogeno molecolare generando l'elettrofilo. Per la nitrazione, l'acido solforico e l'acido nitrico formano lo ione nitronico NO2+. Nelle reazioni di Friedel-Crafts, l'acido di Lewis genera il carbocatione elettrofilo dall'alogenuro alchilico o il catione acilio dal cloruro acilico. Il secondo stadio, più veloce, prevede la perdita di un protone dall'intermedio di Wieland con ripristino dell'aromaticità. La base che rimuove il protone può essere il controione dell'elettrofilo o altra specie presente nell'ambiente di reazione. La reattività e l'orientamento sono influenzati dai sostituenti già presenti sull'anello. I gruppi attivanti, elettron donatori, aumentano la velocità e dirigono in orto-para, mentre i gruppi disattivanti, elettron attrattori, diminuiscono la velocità e dirigono in meta.